Ayla si libera di Tilda separandone lo spirito dal corpo e gettando quest'ultimo nel fiume. Tilda è come un fantasma, nessuno la vede, nessuno può aiutarla. Angosciata, torna a sperare quando incontra per la prima volta sua madre, che vive come spirito nella foresta di Silvermoor. Farad! Tilda, tesoro, spiegami bene che cosa posso fare. In che modo posso aiutarti? Non lo so nemmeno io. Il mio corpo è disperso e non so come recuperarlo. Ora sono come un fantasma. Con le mie mani non riesco più a toccare nulla. Posso raggiungerti qui, attraversare l'oceano in un batter d'occhio. Posso finalmente vederti, toccarti, parlarti. Ma tutti quelli là fuori, nel mondo normale, non mi sentono più. Mi sento persa, mamma. Da quanto dura questo incantesimo? Da 2 giorni ormai, cominciando da ieri notte. E se non torno nel mio corpo allo scadere del tempo, l'effetto della pozione sarà definitivo. Cioè, resterai per sempre confinata in questo limbo. O magari peggio, finirò dispersa chissà dove, lontano anche da te. Non succederà, bambina mia, ti assicuro che ce la caveremo. In che modo? Io credo che ci sia una buona possibilità. Col tempo ho imparato a toccare e muovere le cose che sono intorno a me. Ora, quello che io ho appreso nel corso di tanti anni, tu dovrai farlo in poche ore. Io non capisco che cosa le abbia preso. È vero che non era contenta per molte cose, ma scomparire così, senza neanche parlarmi. E poi sento qualcosa di strano, di sinistro. Non sono riuscito a dormire per tutta la notte. Avevo il cuore gelato da una sensazione terribile. Chi vaga inquieto al buio e senza mai una sosta deve accendere un lume e cercare una risposta. Risposta non viene a chi non vuole ascoltare. Perché anche avendola davanti non la vuole assolutamente accettare. Bella rima, ti faccio i miei complimenti. Io credo che Tilda, dopo tutti gli errori che ha commesso, si è vergognata. Così ha preferito farsi da parte per consentirci di portare avanti la missione. E poi spesso si sarà sentita sminuire ai tuoi occhi. Ma non è vero, per me lei è sempre molto importante. Appena si rifarà viva, glielo dirai tu stesso. Lascia che le passi il brutto quarto d'ora e vedrai che tornerà. Ne sono sicura. Che cosa ha preparato per oggi il mio grande maestro Alissayed? Oggi volevo mostrarti le fini differenze alchemiche tra la veritilla e la sincerilla. Sei pronta? La sincerilla dovrebbe essere un po' più limpida, non trovi, Alissayed? Io l'ho sempre preparata così e non voglio cambiare. Mi dici l'erba pilosella per quanto tempo l'hai lasciata seccare? 2 giorni oppure 3? 2, 3, dipende, roventi sabbie. Vedo in che condizioni è l'erba e decido se è secca abbastanza. Secondo il saggio Alamud, deve seccare da un primo sole al secondo primo sole successivo, quindi da un'alba all'alba di 2 giorni dopo. Qui è scritto chiaro. Beh, se lo dice Alamud, il mio amato maestro lo citava spesso e con ammirazione. Non pensiamoci più, domani all'alba metti la pilosella a seccare per il tempo corretto. Beh, come vuoi, mia diletta, se preferisci così. Ai! Che cosa è successo a quell'ingenuo di scorpione? Ma non si accorge che lo sta trattando come un cagnolino al guinzaglio? Ho fatto come volevi, Layla. Ho esposto la magica polvere di Shariman sulla cima della collina alla luce del sole che nasce, come mi hai chiesto. Benissimo, bravo. Tu sei il degno erede della gloriosa stirpe dei guardiani della polvere dello Shariman. Oh, beh, per così poco non lo merito. E poi addirittura glorioso. Non sottovalutarti, Rashid. Tu sei indispensabile al buon esito della nostra missione. Ti dobbiamo molto. Se lo dici tu, sarà senz'altro vero. Ti ringrazio. Grazie, ne sono onorato. Basta, non voglio più sentirli. Ricordi questo posto? Papone mi portava lungo la scogliera a osservare i cormorani. Li ho fatto conoscere io questo posto. Ti ho voluto portare qui perché è importante che ti senta a tuo agio, che ti rilassi. Sì. Ecco, adesso sono rilassata. Senti la brezza che arriva quassù? Profuma di cicale di mare, di ostriche, di eriche in fiore. No, io non sento uno scorretto accidente. Non ti spazientire. Fatti abbracciare dal vento. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Ehi, mi sento leggera. Sento il vento. Sì! Mamma!
Controllo, piccola mia. Devi imparare ad avere controllo. Non me l'aspettavo, sai. È incredibile. Non immaginavo che potesse andarsene così. Io non lo immagino neanche adesso, se vuoi saperlo. Come? Che intendi dire? Che state tutti lì con la faccia triste a dare per scontato quello che a me non sembra così evidente. Io non voglio ferirti né darti sciocche illusioni, Farhad, ma non credo che Tilda se ne sia andata, almeno non di sua volontà, non ci credo. Che è successo allora? Qualcuno l'ha rapita? No, non lo so, ma... Farhad! Eh? Ecco dove ti eri cacciato, ti ho trovato. Sarà meglio parlarne più tardi. Non riposi mai tu, eh? Quando avremo concluso la missione, forse. Ben ce l'ha con me. Non gli sono mai andata a genio. Non gli ho fatto niente. Ma no, è soltanto preoccupato per Tilda, come tutti, in fondo. Certo, Tilda se ne va e tutti pensano a lei. Io resto, mi faccio in quattro per aiutare e guarda come mi trattano. È una missione difficile per tutti, lo sapevamo. Dobbiamo essere forti. Io voglio esserlo, Farhad. Promesso, sarò forte e sempre al tuo fianco come meriti. Beh, grazie, Laila. E scusa se in questo momento sono così distratto. È normale, Tilda è importante per tutti noi. Siamo tutti tristi per il suo allontanamento. E se invece non fosse dipeso da lei? No, scusami, seguo idee strane senza fondamento. Già, ma non preoccuparti. Presto te ne farai una ragione, ne sono sicura. Da dove viene questa Laila? Chi è esattamente? Correttissima domanda. È una studentessa prodigio che viene dalla Russia, la migliore del suo paese o qualcosa del genere. Tanta intelligenza per poi sprecarla così, per fare del male agli altri. Come mai è così cattiva? Non lo so, è gelosa di me e fa la scema con Farhad, ma non capisco. Non basta certo la gelosia a giustificare quello che ha fatto. Deve aver subito l'influsso dello scorrettissimo Namirash. Non lo so, lo scorpione nero deve aver moltiplicato il suo odio, tutto il suo rancore. Secondo me, quello scorpione potrebbe avere l'influsso negativo che vuoi, ma tu non diventeresti mai un'assassina. Vuoi dire che Laila è cattiva da sempre, cioè che è la sua natura? Beh, ci vuole poco a capire che quella dentro di sé nasconde qualcosa di marcio. Se riesco a uscire da questo incubo, indagherò su di lei, cercherò ogni indizio, seguirò ogni pista. A proposito, questo potrebbe servirti. Le ho trovate nella foresta dopo che si è chiuso quel buco nero. Le lettere della tempesta di Oxford erano state scorrettamente risucchiate nel vortice. Riesci a toccarle? Correttamente interessante. Le ho già toccate quando avevo il corpo e le tocco adesso. Sono proprio magiche. O forse stai solo facendo progressi. Quindi al lavoro, continua ad allenarti. Giusto, correttamente corretto, mamma. Voglio fare un esperimento. Questa pozione concentrizia dovrebbe aumentare la forza oscura della polvere. Sì, l'energia del Namirash risponde. È forte, la posso sentire. Sette amici alti e belli, freddi come dei coltelli. A me non faranno male, del mio cielo sono le scale. C'è qualcosa in quel buco. Non ti conosco, chi sei, un principe? Posso essere la tua bella principessina? Il buco nero. Non ricordo nulla del genere da bambina. Chissà se è mai successo davvero.
Ma poco importa. Il Namirash ha indicato chiaramente il destino che mi spetta. Presto avrò Farhat. Avrò tutto. Laila, finalmente! Non riuscivo a trovarti. Dobbiamo parlare. No, dobbiamo agire, Farhat. Abbiamo una missione che ci aspetta. Non perdiamo tempo. Sì, ma... Matilda! Non possiamo pensare solo a lei quando non sappiamo neanche dove si aprirà il prossimo buco nero. Giusto, sabbie bollenti, sono d'accordo. Tilda sa badare a se stessa, ci raggiungerà se lo vorrà. Io come guardiano dell'armonia sono senz'altro a favore. La missione innanzitutto. Beh sì, allora andiamo avanti. Facciamo quello che si deve fare. Ecco, restate lì, ora i cartelli. Come ce li dividiamo? Ci penso io. Ecco, questo lo diamo al nostro grande maestro Alissa Yen. Ah! Ben? Ah, magie, pozioni e cose arcane per me sono cose un po' troppo strane. Non fa niente, siamo uno in più del necessario. Questo del Polo Nord allora lo prenderò io. Prendi te l'ultimo cartello. Rashid girerà al centro. È così orgoglioso del suo ruolo di guardiano. Così lo facciamo felice. Giusto. Il nostro guardiano al centro. Oh, beh, dovere, amici miei, dovere. Certi ruoli impongono sacrificio. Rashid, come ballerino sei sempre stato disastroso. Come dervisce rotante spero che tu possa andarne orgoglioso. Vedrai, vecchio mio, vedrai. Ehi, non stiamo giocando. Mi concentro. Così, lasciati portare. Trova la via. Ma non credi che stia girando troppo forte? Zitto, sta zitto. Non deconcentrarlo, va bene così. No, hai ragione, Ben. Non riesco più a fermarmi. Fermatemi! Aiuto! Roventi sabbie, bisogna intervenire subito! Staticilla subitilla, non è questa! Ecco! No, forse bisogna solo dargli il tempo! Ha chiesto aiuto! Niente chiacchiere, diamoglielo e basta! Sì, fermiamolo, avanti! Allora fermatelo lentamente. Niente staticilla, ma rallentilla, lentilla, va bene? No, qualcosa che faccia da antidoto alla sua volontà. Aiuto! Decidetevi! Ho trovato! Appiccicosilla lo invischierà e lo rallenterà pian piano. Ombra! Giusta scelta, fratello! Lascia fare a me! Gira tutto, ragazzi! Aiutatemi a portare Rashid alla tenda. Ali, prepara qualcosa anche per Ombra, ne ha bisogno. Sì, appena sarò riuscito a spiccicarmi da qui! Non riesco a capire come sia successo, molto strano. Non ci vuole molto per arrivarci, manca Tilda. Senza di lei il gruppo è spezzato. La cerimonia non funziona. Ben ha ragione. Dobbiamo trovarla. Sì, certo. È ora di pensare a Tilda, è vero. Non ci riesco! Mamma, ho provato tutta la notte, ora mancano solo poche ore e non ce la farò! Non arrenderti, gli Swanson non si arrendono mai! Mamma, portami da papà! Lascia almeno che provi a salutarlo prima che... No! Oh! Signora Smith, è qui, mi sente?
Certo che entrare e poi andarsene lasciando il latte sul fuoco non è da lei. Si deve essere rotto il magnete di chiusura. Non li fanno più come una volta. Boh, ci penserò poi. Ora mi faccio una bella colazione. Pale e picconi, i Swanson vivono in questa casa da 3 generazioni, ma non c'erano mai stati i fantasmi. Ma di fantasmi sembra proprio che si tratti. Ah! Latte con caffè in polvere, come piaceva alla mia... Sei Greta e Tilda è qui con te, vero? E com'è che siete qui? È successo qualcosa? Cioè no, aspetta, faccio domande più semplici. Tu rispondi sì con un colpo e no con 2 colpi. Proviamo, d'accordo? Avete bisogno di aiuto? Sì, chi aiuto? Vediamo, vediamo. Chiamo Farhat? Ah, ma allora cosa devo fare? Vi cerco qualcosa? Vado a cercare qualcuno? No. Parto? No. Dunque, accendo la tele? Cucino qualcosa? No, lavo. Leggo? Ah, sì. Parlando di fantasmi, ce ne sono alcuni che riescono a spostare gli oggetti, altri che ne sono totalmente incapaci. Fantasmi, eh? Oh, non è possibile, vuol dire che Tilda è... Ah, bene, evviva, ho temuto il peggio. Però è come un fantasma e deve imparare a spostare gli oggetti. Ci sono arrivato, giusto? Che ci possiamo inventare? Non è semplice. Sì, mi è venuta un'idea. Che sta facendo? Non ho tempo di giocare. Ti ricordi di questo, bambina? Il tuo vecchio aquilone blu. Tilda, il tuo aquilone ha un filo bello lungo, ma se non lo fermi, prima o poi scapperà via, sai? Tilda, avanti. Non dirmi che non ce la fai. Una vera Swanson come te, la mia stupenda ragazza che vale più di tutte le altre ragazze del mondo. Gioca, tesoro, non pensare, devi lasciarti andare. Sì, brava bambina mia, ce l'hai fatta, bravissima. Tilda, sei qui, piccola di papà. Tilda, ti ho sentito. Sei qui, tesoro. Ora, figlia mia, torna nel mondo. Smuovi tutto. Cerca, rovista, ma ritrovati e torna nel tuo corpo. Vai, sbrigati, ora puoi farcela. Allora? Ancora un ingrediente? Solo un attimo di pazienza. Devo essere sicura che non sospettino nulla. Meglio controllare. Spero che la corrente l'abbia trascinata via. Con un po' di esplorizia... Mrak! Come hai fatto? Tu, verme, scorrettissima iena, come hai potuto? Dammi una sola ragione per cui non dovrei spaccarti quella faccia da Giuda, non meriti altro! No, ti prego! Sei solo una sporca vigliacca! Sei finita, Laila! Lascia solo che gli altri sappiano e vedrai, maledetta iena, sei un pericolo per tutti! Finita? Non credo proprio. Tutto si risolverà a mio favore. A scanso di cattive sorprese, ho preparato una nuova pozione, la smemorizia. Non potrai ribellarti. Ora avrò pieno controllo su di te.
Tilda, amica mia, fortuna che ti ho ritrovata. Ma dov'eri finita? Ero così preoccupata. Oh. Come? Dove? Perché preoccupata? Sono stata via per molto tempo? Oh sì, purtroppo. Non ricordi? Il vortice, il buco nero, ti ha catturata. Hai vagato per un paesaggio oscuro e alla fine ti sei risvegliata qui nel fiume. Sì, paesaggio oscuro. Ho vagato per un paesaggio oscuro per colpa del Namirash e poi ero nel fiume, certo. Ma adesso è tutto finito. E così ho visto tutto nero e mi sono ritrovata in questa landa senza confini dove non vedevo nulla e non ricordo nulla. Oh, ho avuto tanta paura. Fortuna che la mia correttissima amica mi ha salvata dal fiume. Ti voglio bene, Laila. Cara Shou, amica mia, cara Shou. Finalmente sei di nuovo con noi. Ora il cerchio funzionerà. E voi che vi siete preoccupati tanto per me, grazie. No. Via, meno smancerie, roventi sabbie. E dov'è il mio caro carissimo amichetto del cuore? Che sta facendo, Farhat? Ho parlato con Nigel, l'ho tranquillizzato. Ho detto che stai riposando, non sai il rischio che hai corso. Oh, ma io sono sveglissima. Ah, ti sei tradito, bugia, bugia, sei un cattivello. Comunque, devi riposare, sei evidentemente provata, devi riprenderti. Già, è ancora, come dire, un po' sottosopra, povera ragazza. Lenti deserti, effettivamente anch'io la vedo parecchio svampita. C'è medicina per chi torna bambina? Stress post-traumatico, i sintomi sono proprio questi, ma non dovete preoccuparvi. Prepara una pozione e rinsavilla? No, meglio non continuare a stressarla. Lasciamo che si riposi, la cosa più importante. Sì, vieni, Tilda, andiamo di là. Ti metti un po' a letto e ti porto i Borek, eh? I Borek! Che buoni, Borek! Ne voglio tanti tanti, ma non li mangio tutti insieme, fanno male al pancino. Bene, nel frattempo noi cerchiamo di capire quale sarà la nostra prossima tappa. Il mio lettino, che bello! Tilda, davvero hai visto solo una landa oscura senza nulla? Non ricordi altro? Ehi, Borek, io ho fame! E queste? Boh. Ciao, piccolino, come ti chiami? Io mi chiamo Tilda.